Buongiorno a tutti, siamo qui presso Via d'Acilia, angolo Via Mellano, stiamo trasmettendo in diretta, stiamo facendo un'azione militante con gli amici del nostro coordinamento per la campagna elettorale del 5 novembre 2017, dove noi candidati Riccardo Marinelli e Michela Corsi ci stiamo mettendo la faccia su percorrere per questo importante territorio che è il litorale di Roma. Siamo qui nell'entroterra del decimo municipio, nella zona di Acilia per l'appunto, per stare vicino alla cittadinanza, per spiegare il nostro programma politico. Sto riprendendo il degrado dai cassonetti presenti, con accanto le discariche naturali lasciate da delle persone che non tengono cura del nostro territorio. Quindi abbiamo presente, ovviamente, riprendiamo il manto stradale, il territorio, le aiuole non curate e tutto quello che abbiamo attorno, i marciapiedi disfatti, radici degli alberi affioranti. Quindi ovviamente noi denunciamo diverse questioni importanti che dobbiamo prendere e portare avanti per migliorare senz'altro l'entroterra, anche verso la stagione delle piogge, che ovviamente creano dei disagi molto ingenti alla cittadinanza, perché ovviamente è importante che sia fatta una manutenzione ordinaria e straordinaria delle caditoie, delle fognature e di tutto il resto, e per migliorare il nostro territorio. Io ho un progetto molto importante che ho proposto alla nostra candidata a presidente del municipio, Monica Picca, una persona preparatissima. Io ho fatto il consigliere con lei per 5 anni, è una persona molto molto preparata, ci tengo a ripeterlo. Quindi io voglio mandare avanti questo progetto denominato Cantiere Ostia. Non posso specificare, però tirando fuori delle risorse prettamente dal nostro territorio, con il contributo di tutti. Continuiamo con la nostra azione. Ringrazio il nostro staff, i nostri amici sempre presenti che ci assistono, ci aiutano, e siamo qui sul territorio presenti per militare e eccoci qua. Il 5 novembre vota Riccardo Marinelli e Michela Corsi, fai una croce sul simbolo dei Fratelli d'Italia e sosteneteci tutti quanti. Noi siamo presenti, continuiamo ad esserci come ho sempre fatto io negli anni per battagliare sulle diverse dinamiche del nostro territorio. Non mi sono mai tirato indietro, ci sono sempre stato per stare accanto alle persone. Chi mi conosce lo sa, ho dato sempre risposte serie e fondamentali. Servono persone serie che si spendano in maniera costruttiva per la politica. La politica che oggi manca non è la politica distruttiva che stanno facendo i 5 Stelle, per l'appunto con un'amministrazione che oggi è totalmente mancante, perché quasi 2 anni di mandato. Ma che cosa ha fatto Virginia Raggi? Ha fatto ridere con i suoi delegati al litorale, che per il territorio non hanno speso una lira in bilancio, non hanno messo zero praticamente. Strade con buche, con voragini. A Ostia abbiamo l'esempio di via Zambrini, via Zotti. Che fanno Anche loro? via d'Acilia. Via d'Acilia. Anche Quindi via d'Acilia. Prato Cornelio, la via che c'è qui sulla sinistra, per l'appunto all'incrocio a sinistra, via Prato Cornelio, che per l'appunto è di nuova
di nuovo piena di buche, devastata. Noi, se andremo al potere, saremo i garanti, i carabinieri, i controllori delle spese che verranno fatte da parte dell'ufficio tecnico, da parte, per centellesimare le varie questioni, per stare attenti e portando avanti le risorse territoriali per spenderle in maniera equa. Non è possibile avere un litorale con delle aiuole così distrutte dappertutto, marciapiedi incurati, erbacce, discariche naturali a cielo aperto. È ora di cambiare, è ora di cambiare. Noi ci mettiamo la faccia, ringraziamo a tutti quanti del vostro appoggio. Grazie. Ciao.